Chiediamo solo questo al Signore, di saper discernere ciò per cui vale la pena investire. Chiediamo al Signore che la nostra vita sia quella casa fondata sulla roccia, sui principi che sono quelli che Egli stesso ci ha tramandato, del perdono, della fiducia, della misericordia, della generosità senza misura. Siamo chiamati ad essere felici, ad essere entusiasti, ma nessuno può essere felice da solo. Nessuno può determinare la propria felicità girando lo sguardo dall'altra parte se vede un fratello bisognoso. Chiediamo al Signore proprio questa sapienza del cuore. Chiediamo al Signore la forza, il coraggio di sapersi disfare di tutto ciò che magari non è necessario, perché anche noi entriamo per la porta stretta e sull'esempio di quella folla anche noi ci possiamo stupire di quanto il Signore compie e ci auguriamo che quando il Signore ci incontrerà possa dire di noi: ma ti aspettavo, vieni, prendi parte alla gioia del mio regno, e così sia.